oggi facciamo i pastelli. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. È da un po' che non facciamo colori insieme, abbiamo fatto gli acquerelli, i colori ad olio, gli acrilici, i colori a colla, abbiamo fatto i colori a gomma lacca, insomma abbiamo fatto tanti colori che servono per il restauro e per le belle arti. Oggi mi andava insieme a voi di fare i pastelli. I pastelli sono dei colori molto versatili che possono essere utilizzati nel disegno sia con gesto netto che sfumati. Quindi mi occorreva una pasta che fosse tanto sfumabile quanto gestibile a bastoncino. Ci sono riuscita, sì, ci sono riuscita e vi porto con me sul piano da lavoro per vedere come ho fatto. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri pastelli. Allora, innanzitutto dell'acqua distillata, ce ne servirà circa un litro per 20-25 grammi di polvere elegante. Allora, passiamo alla polvere elegante o all'addensante, diciamo così. Ci occorrerà un addensante. Solitamente si adoperano gli addensanti che vengono anche adoperati in uso alimentare. E allora, qui ho il CMC, che è un addensante a base di cellulosa, quindi di carta. Si può usare anche la gomma adragante, che ha un costo un po' superiore, perché questo sui 18 grammi mi sono costati 4,50 euro. La gomma adragante costa lo stesso peso sui 9,50 euro, oppure si può usare anche la gelatina in fogli. Ci serve qualcosa in pratica che faccia sì che il pigmento con l'asciugatura dell'acqua stia ben coeso, stia ben unito e che comunque possa rilasciare la polvere nel momento in cui lo strisciamo sul foglio. Ci servirà qualcosa di plastica per proteggere il nostro piano da lavoro, che sia comunque liscio, un bilancino, della carta assorbente o dei buoni tovagliolini di carta per assorbire l'eccesso e dei timbrini per imprimere il logo dei vostri colori. Ci occorrerà anche una superficie vitrea, io qui sto prendendo un piatto, e poi delle spatoline metalliche, un pigmento o tutti i pigmenti che vi serviranno per fare diversi tipi di colore, un contenitore, una bottiglia di plastica. Come prima cosa dobbiamo prepararci l'emulsione, dobbiamo versare il nostro addensante all'interno della nostra acqua distillata. Questa è metà quantitativo, 500 grammi di acqua, aggiungerò gli altri 500 in un secondo momento. Vi ho detto dai 18 ai 20 grammi, perché a seconda di quanta addensante mettete il pastello verrà più o meno duro. Io voglio un pastello morbido, quindi metterò 18 grammi su circa un litro di acqua distillata. Come faccio? Verso tutto il mio addensante e lo rimescolo in quelli che per ora sono i 500 ml di acqua. Piano piano lei formerà una sorta di gelatina, proprio se la sentite al tatto, gellifica, e questo è l'effetto che vogliamo produrre noi. E lascerò il liquido a riposare per un'intera notte in un luogo caldo e asciutto. Caldo intendo non 100 gradi, intendo un luogo tiepido, non un luogo freddo della casa, e vedrete che si gellificherà piano piano in maniera perfetta. Dopo una notte il nostro addensante si presenterà così, una forma un po' gelatinosa, abbastanza sciolta. Guardate, ve lo verso. Eccolo qua. A noi questo basterà per adesso. E me lo lascio qui da parte per crearmi subito i miei pastelli. Come prima cosa mi abbasso leggermente, se avete un bicchierino di carta da caffè meglio ancora, io non li ho in casa, quindi mi abbasso per meglio controllare l'altezza di questi sul bilancino che ho già sporcato. Vabbè, puliamo il foglietto, accendiamo e prendiamo un 10 grammi di pigmento. Ora scendiamo dal bilancino, questo lo possiamo posare, prendiamo una
Uno spiedo è appunto il nostro addensante e versiamo a piccole gocce, ok, l'addensante e cominciamo a rimescolare. Quello che deve formarsi non deve essere una pasta fluida, ma deve essere una pasta molto grumosa, molto appiccicata, molto a massa, ecco. Però ancora qui c'è un margine di imbibizione, quindi vado a mettere un altro goccino. Non posso darvi le quantità per questa cosa perché ogni pigmento reagisce in maniera differente, nel senso che ci sono pigmenti che assorbono di più l'acqua e pigmenti che fanno più fatica e di conseguenza reagiscono in maniera più lenta. Dovete andare ad occhio aggiungendo l'acqua e l'addensante a poco, vedete, deve fare appunto questa massa che si sta formando sul mio bastoncino. Non una crema liquida, bensì proprio una massa semisolida. Perfetto, quando tutto si è fermato sul mio bastoncino, a mo' di chupa chups, diciamo così, lo metto nel piatto, recupero anche il pigmento che non si è legato al resto del composto e lo metto sul piatto. E comincio ad inglobarlo io con la spatolina e faccio in modo che piano piano tutti i grumi spariscano umettati dall'addensante. Ora io sto usando un colore puro, ma naturalmente voi potrete fare anche le miscellanee di polveri, quindi un blu e un giallo vi viene il verde, un rosso e un giallo l'arancione, ma anche dei colori appunto solo vostri, delle nuance magari di verde, di azzurro, che siano personalissime. A questo punto, quando tutto il pigmento è inglobato, scusate questo rumore fastidiosissimo, prendo in mano la pasta e comincio a modellarla e lavoriamoli finché appunto non saremo soddisfatti del bastoncino che uscirà dalle nostre mani e mettiamo e lasciamolo a stagionare sul nostro piano in legno. Se è troppo imbibito, mettete sotto un foglio di carta assorbente che aiuterà appunto l'essiccazione. Per almeno 48 ore più starà, meglio diventerà. Ancora che sono morbidi, incidere proprio il logo come fosse una marca di colore, appiti appiti, che verrà sempre un po' anche questo fatto in casa, vediamo, verrà anche questo un po' artigianale, ma il bello proprio dei pastelli è proprio la loro artigianalità. Benissimo, proseguo, ci vediamo dopo. E dopo un giorno e mezzo ecco i nostri pastelli belli e pronti. Proviamoli insieme. Guardate, a me fa impazzire il loghino di Arte per Te. Sono piccoli dettagli che a noi stupidi piacciono. A noi intendo io, eh. Vediamo se scrivono. 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 Vediamo un po', vediamo anche il rosso. Che bello. Scrive. Che ne so, vediamo il giallo. Wow, che bei segni. Bene, bene. Vediamo il verde. Che bello, un sottobosco stupendo. Ocra. L'ocra è un po' più duro. Le terre sono più dure. Vediamo. Sì, un po' più duretto, scrive. Sfumiamoli. Sfumano, vediamo. Bene bene. che soddisfazione immensa. Vediamo, stupendo. Vediamo, avanti, sfumano anche le terre, dai, l'importante è quello, dure al passaggio ma sfumano.
Vabbè, basta diluire maggiormente con acqua per farli più morbidi. Quando avete il composto, non lasciatelo puro come è stato in infusione, ma mettete un altro pochino di acqua in più. Adesso però così è facile. Mettiamo accanto un pastello industriale, è anche molto buono perché i Ferrario sono tra i miei pastelli preferiti, scusate. E mettiamo qui accanto il rosso. E con lo stesso dito, così sfumo. E guardate, vabbè, il tono è diverso, il tono di rosso, ma l'intensità è la medesima. Facciamo di oltremare, che non ci si può sbagliare. Belli tutti e due. Certo, questo è più pieno, il mio è un po' più vuoto, ma sul ripasso, colpo di orgoglio, sono delle tonalità diverse di colore. Come vedete, il rosso a parità tiene benissimo. Proviamo col giallo, vediamo se c'è un giallo simile. Forse questo. No, avevo la mano sporca, non vale. Alt gioco. Ok, eh sì, dai, diciamo che sono belli quasi uguali, ne vale la pena, ne vale la pena. Sono comunque dei pastelli di buona qualità. Certo, se siete dei cultori del pastello e volete avere una miscellanea di colori che sia tutta friabile allo stesso modo, tutta spandibile allo stesso modo, rivolgetevi all'industriale. Ma se state cominciando adesso e non volete spendere troppo e avete già i pigmenti a casa, questa mi pare una soluzione più che valida, dei pastelli vostri personalizzati che vi scrivano, potete spezzarli, potete temperarli con le polveri e per recuperare le polveri e potete espanderli come meglio credete, a pennello, a sfumino o a mano. Come vedete, le nuanze di colore sono queste e il bianco e sono tutte bellissime ed evidenti. Guardate il bianco come risalta e il foglio è crema, quindi ha una bella pigmentazione. Ho usato il bianco di titanio, ovviamente. Le terre sono venute un po' più secche, un po' più dure e allora facile, adesso che lo so, virerò anch'io la mia ricetta, nelle terre metterò quella soluzione che ho dato da 1 litro, diluita ancora del 50% per fare le terre, in modo che trattengano più acqua e il legante sia meno, rimanga meno forte sul pigmento. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. I nostri pastelli, avete visto che la resa è molto molto simile, non voglio dire uguale, ma potrei anche dirlo, è molto molto simile a pastelli industriali. È bellissimo fare i pastelli, uno ritorna un po' in quelli che sono i lavori artigianali che a me piacciono veramente tanto. È tra i colori terrosi, quindi le terre, e i colori squillanti. I colori squillanti, per i colori squillanti va bene la soluzione di 1 litro su 18-20 grammi di addensante, mentre per i colori terrosi io vi consiglio di fare una cosa: aggiungere metà acqua a quella soluzione, quindi tutti i bruni, tutte le terre che assorbono naturalmente per la loro fisicità, assorbono maggiormente l'acqua. Se non li umettate con maggiore acqua, quindi una soluzione divisa al 50%, diventeranno molto duri, utilizzabili lo stesso, ma sicuramente più duri al passaggio sul foglio. Quindi, se li volete più friabili, naturalmente diluite con l'acqua. Sicuramente ogni terra reagirà in maniera diversa, sicuramente ogni pigmento reagirà in maniera diversa. Provate, divertitevi, ma vi posso garantire che alla fine avrete un buon pastello. Sperimentate, divertitevi e risparmiate. Questo può essere un modo
modo valido per cominciare a disegnare a pastello senza investire troppi soldi su questo tipo di colori, che può piacere come può essere odiato. Quindi prima di passare ai pastelli acquistati, se naturalmente in casa avete già i pigmenti, ma io parlo col pubblico di Arte per Te che so aver acquistato per tutti i video che abbiamo fatto precedentemente i pigmenti, quindi se a casa avete i pigmenti, perché non provare a farseli da sé? Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un pollice in su a conferma, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e lasciatemi tanti commenti qua sotto in modo che io abbia il piacere di chiacchierare un pochettino con voi. Vi aspetto anche per chiacchierare sempre sulla mia pagina Facebook, di cui vi lascio il link qua sotto, e naturalmente su Instagram, il mondo figurativo di Arte per Te, Arte per Te attraverso le foto. Bene, non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, ci vediamo presto.